Thanos Armor e Armor Tubeless. Ecco come funzionano. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, come vedete, sono di nuovo nell'officina di Hobby Bici perché vi voglio presentare due prodotti che cambieranno totalmente il vostro modo di andare in bici. Il già conosciuto Thanos Armor e il nuovissimo Armor Tubeless. Per questo devo ringraziare Thanos Italia che mi ha dato la possibilità di testare a fondo questi due prodotti. Quindi, brevissima presentazione di questa azienda, che è un'azienda sudcoreana, quindi Thanos Italia ne è distributore. Azienda che fin dall'inizio del 2002 ha incentrato il suo lavoro sullo sviluppo delle gomme piene ed è arrivata nel 2009 a produrre una gomma piena completamente funzionale. Purtroppo questo prodotto al momento non ha ancora avuto un gran successo, soprattutto in Italia, ma secondo me, soprattutto per le bike, soprattutto le bike con motore nel mozzo, potrebbe avere un utilizzo veramente funzionale. Quindi, partendo dallo stesso materiale usato per le gomme piene, hanno sviluppato i due prodotti che adesso andrò a presentarvi. Iniziamo quindi col Thanos Armor. Allora, questo è un prodotto con la stessa base polimerica dove andremo ad inserire una camera d'aria, quindi non avrà bisogno di lattice, avrete sempre la vostra camera d'aria all'interno. Come vedete ha questo spessore sulla spalla che riduce del 90% le forature. Adesso vi faccio vedere come si monta. Ok, ho già preparato il cerchio con la ruota, la gomma stallonata. Presento sopra l'armor. Come vedete abbiamo questo bordino che nel caso di gomme da enduro e DH, come in questo caso, quindi con molto più alte, si lascia così. Nel caso di ruote più basse da cross country e o tour bike, con le forbici dovremo andare a tagliare lungo tutto questo bordino. Quindi in questo caso la lasciamo così e prendiamo la camera d'aria. Per questo tipo di inserto la camera d'aria va messa un po' più piccola, perché primo riduciamo un po' il peso. E poi con una camera d'aria troppo grande, visto che questo tipo di polimero ha una memoria, andrebbe ad appiattirsi più velocemente e quindi a ridurre la sua efficacia più velocemente. Un consiglio che vi do, nel caso la bici la lasciaste ferma per parecchio tempo, di tenerla appesa con le gomme sgonfie, in modo che questo inserto ritorni sempre alla sua forma originale e duri molto di più. In ogni caso, per non sbagliare, trovate sul sito la tabella con le rispettive misure delle camere d'aria per il rispettivo inserto. Se passate dal negozio abbiamo anche questi fantastici volantini con questa tabella super dettagliata. Quindi andiamo ad inserire il nostro armo dentro il copertone. Facciamo andare bene la parte interna. E poi andiamo a inserire la camera d'aria. Ok, ora che la camera è tutta dentro, andiamo a fare scendere anche l'altra parte di bordo. In questo modo. E poi andiamo a tallonare il copertone.
bene attenzione che il bordo sia tutto dentro al canale del cerchio. Una volta che manca quest'ultimo pezzo, rischiacciamo tutto il copertone, se no facciamo troppa fatica poi a metterlo dentro. Così, vedete che man mano va quasi tutto a mano senza usare le leve, che però l'ultimo pezzetto ci vogliono. Adesso gonfiamo la gomma. La gonfiamo una volta, poi la risgonfiamo. Ok, diamo un'occhiata che sia tutto a posto. Vedete che comunque la gomma, anche essendo sgonfia, ha una fortissima protezione sul laterale e comunque ci può permettere di ritornare a casa in caso di foratura. Adesso la rigonfiamo della pressione corretta. Ok, io la metto sui due bar. Comunque con questo tipo di inserto possiamo girare tranquillamente anche sull'1,5. Come avete visto è abbastanza semplice da montare, quindi chiunque ci può riuscire, e soprattutto per gli amatori è un sistema molto valido che ti permette di girare molto più tranquillo senza sempre avere il pensiero di bucare ogni 5 minuti. Inoltre, in caso di foratura, ti permette di tornare a casa pedalando senza fuoriuscite di lattice che pacciugano tutto e che magari a una persona, chiamiamola ciclista della domenica, non fa proprio piacere. Per quanto riguarda la sensazione di guida, sicuramente migliora rispetto a un sistema solo con camera d'aria, e soprattutto possiamo girare a pressioni un filo più basse in tranquillità. Unica cosa che a me non è piaciuta tantissimo, ma forse è anche una sensazione personale, che girando pressioni un po' più basse si ha come la sensazione di sentire l'inserto che si muove, e quindi non hai più una scorrevolezza molto fluida, ma questo penso che sia abbastanza normale. Ripeto, è solo un piccolo difetto che però, rispetto a tutti gli altri vantaggi che troviamo usando questo tipo di inserto, è abbastanza sorvolabile. Anche perché il grip, avendo questo rinforzo sulla spalla del copertone, aumenta notevolmente. Quindi vi consiglio di provarlo, se volete, da Hobby Bici è disponibile, e poi fatemi sapere come vi trovate. Ultima cosa molto importante, come già accennato prima mentre lo montavo, ricordatevi, se non usate la bici per un po' di tempo, di tenere le gomme sgonfie con la bici appesa, in modo che l'inserto ritorni alla sua forma originale e non si assottigli lo spessore superiore. In questo modo vi durerà molto di più. Vediamo adesso il secondo inserto di Tannus, l'Armour Tubeless. Quindi sistema tubeless senza camera d'aria con lattice. Ok, andiamo ad aprirlo. Ok, stesso materiale, però come potete vedere forma leggermente diversa. Questa forma è stata studiata apposta per le gomme tubeless, per principalmente salvaguardare il cerchio e evitare la stallonatura il più possibile. Soprattutto con questo tipo di forma, questo polimero molto leggero
la guida cambia totalmente e si può prendere delle curve a velocità stratosferica senza appunto la paura di stallonare. Soprattutto in caso di foratura trattiene il lattice e quindi anche qui un vantaggio non da poco. Adesso vediamo di nuovo come si monta e poi vi spiego un po' come mi sono trovato. Allora, mi sono già preparato una ruota tubeless con valvolina, quindi andiamo ad inserire l'inserto. Prima di tutto vi consiglio di dargli un po' di forma, quindi piegando un po', usando questa riga qui, a dargli una forma leggermente più arrotondata, e poi lo andiamo ad inserire. Andiamo anche qui a inserire il lato interno, ecco fatto, lo spingiamo di bene, tac. E poi, qua ancora un po' su, iniziamo a tallonare in questo modo. Ricordatevi sempre che meno usate le leve, meglio è per il copertone, che ultimamente i copertoni sono molto delicati, soprattutto i Maxis, e quindi se sforzate troppo con le leve rischiate di deformarlo ed è una cosa poi abbastanza fastidiosa per la guida. Anche qui, man mano che arriviamo verso la fine, rischiacciamo tutto il copertone come prima. In modo da arrivare quasi alla fine senza leve. E ci aiutiamo con le leve, giusto, l'ultimo pezzo. Sempre con molta cautela e gentilezza. Bene, adesso è inserito, facciamo tallonare la gomma. Adesso risgonfiamo un attimo come abbiamo fatto con quello di prima. Levo un attimo il valvolino così facciamo prima. Ok, perfetto. Adesso facciamo di nuovo un giro di tutta la gomma per vedere che sia tutto a posto e sia aderito bene. Ok, come vedete qua, quando è sgonfio abbiamo un po' meno di rotondità sul copertone. Comunque anche questo in ogni caso ci permette di venire a casa senza però andare troppo forte o esagerare. Quindi comunque, però vi assicuro che la sensazione di guida è molto migliore. Perfetto, rimettiamo il valvolino. Io non metto il lattice in questa gomma perché è una gomma nuova, di una bici nuova, quindi era solo fatta solo per farvi vedere come si monta. In realtà ho già montato questo inserto sulla mia Mountainbike e quindi lì ho messo il lattice. Quindi qui, una volta finito questo lavoro, andrebbe messo il lattice e la ruota è pronta. Adesso la rigonfio, sempre a 2 atmosfere. Anche qua possiamo tranquillamente scendere sull'1,5. Ok. E siamo a posto.
Quindi possiamo dire che questo tipo di inserto, in comune con quello precedente, ha solo il materiale. Perché questo, a mio avviso, è stato creato per un utilizzo molto più race. Infatti, dopo un uso abbastanza intensivo, posso dire che non ho trovato nessun difetto, proprio lo posso dire tranquillamente, è solo veramente una sensibilità di guida esagerata e una sicurezza di entrare nelle curve veramente a cannone senza davvero avere il pensiero di stallonare. È praticamente, io finora non ci sono ancora riuscito. Questa protezione sulle spalle del copertone ti permette veramente di fare delle pieghe assurde, ma soprattutto la ruota non si deforma e quindi hai un'aderenza assoluta. Inoltre, cosa non da poco, puoi dormire sonni tranquilli perché è veramente difficile stallonare, come già detto, tagliare il copertone e quindi rovinare il cerchio. Quindi, più che approvati tutti e due i sistemi, sia il tubeless che quello con camera d'aria, consiglio quello a camera d'aria più che altro agli amatori, soprattutto per facilità di montaggio, evitare il lattice e quindi, e comunque anche in caso di foratura, penso che ormai chiunque sia in grado di cambiare una camera d'aria. Mentre invece il tubeless lo consiglio più a dei rider che vanno un po' più forte o comunque anche soprattutto che fanno gare. È stato usato anche alla Rampage, quindi vi dico, il prodotto è proprio valido. Unica piccola nota dolente per tutti e due i sistemi è il discorso run flat, nel senso che sì, in caso di furatura riusciamo comunque a tornare a casa pedalando molto molto piano, ma non si riesce comunque a finire il trail in velocità come invece si riesce con i salsicciotti tradizionali che conosciamo già da anni, tipo Entire, Vittoria eccetera, che sono usciti un miliardo negli ultimi tempi. Per il resto, più che approvati. Se volete qualche informazione in più, avete qualche domanda, scrivetela nei commenti oppure passateci a trovare il negozio. Il video quindi finisce qui, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, mettere un like a questo video se vi è piaciuto, attivare la campanella delle notifiche e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!